tutto buono, Fresi, almeno la rincorsa che non hai saltato. Quella è un disastro. Certo, vai per spaccare il pallone, anche se sei stanco. Non mi interessa, la spingi a fondo campo se siamo. Fatti intelligente, fai in modo di respirare e di togliere il fiato a loro. Palla. Vabbè. Stanco, il controgioco non deve toccare il naso, che per loro è un regalo. Ricordi che di là non ci sono difensori, loro si basano semplicemente su quello che vuoi fare. Non potendo difendere, vanno sulla vostra traiettoria di spalle e prendono tutto quello che ottengono. Bravissimi. 6-3, battuta vostra. Guadagnati il punto, non puntare a forza la battuta, che loro non ce la ricevono. Sì. Sei. Senza errore diretto. Sette quattro, però c'hai sempre il braccio qua, cioè non lo stendi neanche più ormai. Portalo in alto, così almeno quando c'è la palla buona ce l'hai già stito per attaccare, anche se sei stanco. Palla. 5-7. Sei, sette. Lavora sulla gestione del punto, non forzarlo.
Bravissimo Alberto. Molto bene. 6-8. Questo è perfetto Alberto, complimenti. Voi battuta. Il vostro obiettivo è non dargli punti diretti. Si devono guadagnare loro, che è la cosa io più difficile. Sì. Palla. Però cerca di non tenere la posizione di centro sempre. Perché prendi una decisione, poi ti farai in culo, ma almeno prendi una decisione. Vai. Perfetto, tutti e due, bravissimi. 7-9. E la palla più. Comando ricezione, dai! E qui grande rischio per cercare di forzare un colpo. Braccio alto, la parte sopra, cascata. 7-1. Non c'è una posizione che possa incrociare e difendere lo shot, c'è presa, c'è presa. Perfezione Alberto, bravissimo. Ottimo Matte. Questo è un ottimo gioco. Bravo Alberto che è compensato sulla diagonale. 7-12. Il set è fine 15, quindi un cambio palle e si ricomincia. Non è tua quella palla Marco, soprattutto se non muovi neanche le gambe. 14-9 match point. Stop.